Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Vittoria Maradona, polazzaio con ca, chi ci vuole sotto la lava, chi ci chiama Motorruno, con sto cuore chi mi ammoda, chi spugni ma da schiatta. Napoli, 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 io suono tutto sti creature, più forte te non è nessuno. Napoli, 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 te vedo cuore stanno qua, quando non so timbrare, quando chiamo le delusioni, ma c'è basta una vittoria, faccio fare un suono. Un rigo poi in da curva, siamo signi stu rigore, padre e figlio e pure nonno, già so pronto per cantare. Chi ci va sotto la lava, chi ci chiama Motorruno, con stu cuore chi mi amore rispugni ma da schiattare. C'è la gente, carina su momento, parla malamente, di casi la gente, fisciolo può capire, l'amore cacerato, sangue, sangue, sei subito ammiscata, ammira gelosia e fa parlare vacante, in mala lingua sai, ce ne stanno tanto, spari cagnerone, lo dedicamo a te. Vabbè, non ci stanno, a Napoli si ormai. Napoli, 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 io suono tutto sti creature, più forte te non è nessuna. Napoli, 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 figlio tuo stanno qua. Buonasera amici, buonasera e ben ritrovati a Terzo Tempo, una trasmissione dedicata al Napoli e al calcio in generale. Ben ritrovati dopo una settimana che il popolo napoletano ha trascorso serenamente per una grande vittoria ottenuta a Firenze, poi ne parleremo, c'è una contemporanea apprensione e attesa per la partita clou, la partita di domenica col Verona, la partita che può dare la svolta al Napoli, sapete benissimo, può dare la svolta non solo al presente ma al futuro del Napoli. Una qualificazione in Champions permetterebbe forse l'anno prossimo di avere una squadra più forte di quest'anno e quindi sperare bene. Dovesse andare in modo contrario con tutti gli scongiuri del caso e non si sa in cosa andremo incontro. Però cominciamo subito con la trasmissione. Vi presento in primis la mia collaboratrice Roberta Di Rienzo. Ciao Roberta. Ciao Vincenzo e buonasera a tutti, ben ritrovati qui a Terzo Tempo. Bene, allora ora presenterai gli ospiti, ora li mettiamo tutti, mettiamo tutti gli ospiti, Antonello l'abbiamo messo, manca qualcuno, Emanuele, Walter, eccolo qui, ma anche Emanuele. Che ciao ragazzi, buonasera. Allora, buonasera. A te Roberta. Allora partiamo subito da Mauro Guerrera, tutti lo conoscete, 100% Napoli e Football Napoli News. Buonasera e ben trovato qui a Terzo Tempo. Mi sembra la prima volta che si chiede il nostro ospite, vero?
Sì, buonasera a tutti, è la prima volta, partecipo con immenso piacere, ovviamente vi ringrazio per questo invito e questa opportunità. Passiamo al nostro simpaticissimo e capigliatissimo Gelido, perché lui lo sa che stiamo parlando di lui, Walter Vitale, molto televisivo. Ciao. Di Canale 87 e giornalista. Ciao Walter, come ti senti? Bene. Carico? Assolutamente sì, per l'ultima giornata non possiamo mancare l'ultima e non giornata. Distogliere l'attenzione, so che sei un po' distratto oggi. Tanto la gara è finita, l'Italia è riuscita a prendere il bronzo con l'ultimo 200 di Federica Pellegrini, che è stata, ecco, come al solito straordinaria. Che tu hai guardato tutto solo per la Pellegrini, io ti conosco a te. Guarda che pure anche la Pirocci non è male, voglio dire, cioè, è pure delle nostre parti, è beneventana, quindi va bene così. Vabbè, stasera c'è la di Renzo. Un saluto ad Antonello Greco, che mi hai perdonato, Antonello? Sì, sei perdonatissima, Roberta. Era giusto per tirare un po' lo scherzo, perché di sorrisi ce ne vogliono, non ne bastano mai, detto francamente. E poi voglio dire a Walter di rassegnarsi, perché lui non diventerà mai saggio. No, mai e poi mai. Vabbè, e sai perché? No, ma io non voglio assolutamente diventare saggio, sai che palle, cioè. Mi sembrano dei rumori, per favore. Non ho niente acceso, eh. Allora facciamo come l'altra volta, spegnete i microfoni, quando sarete chiamati a parlare, magari poi dopo i rumori provengono proprio da me, non lo so. Comunque, ecco. Bravo Vince. Vabbè, comunque avete spento e non ci sono i rumori. Prosegui pure, Roberto, vai. Da buona rispettosa, ho già spento il mio microfono e manca qualcuno. Emanuele, che è in ritardo. Emanuele Pappalotto, che dovrà presentare la giustifica, come diceva Vincenzo. Manda, perché tu puoi mandare il link a Emanuele, perché Emanuele arriva sempre con ritardo. Però ok, esco un attimo, io lo mando, però lo mando sul gruppo perché non ho il tuo contatto. Aspetta, Walter, ce l'hai il contatto? Robè, rimani là, non ti preoccupare, provvedo io. Il nostro segretario. Va bene. Allora, Camarota di Napoli Magazine. Aspettiamo lui o vuoi già introdurre la tua prima domanda? Se introduco la prima domanda, fin quando c'è il giro di 5 persone, chiaramente io spero, mi auguro che intervenga anche Emanuele, per cui di solito mi preoccupo, perché lui ha sforato sempre di 5-6 minuti, adesso sta sforando di più. Per cui fatto! Perfetto. Link inviato ad Emanuele, però non vi sento. Cerca di mettere a posto l'audio. Ecco, allora, Roberta. Vai. Ecco. Allora, eccoci qua. Dopo le ultime vicende, questa è l'altra domanda. Fiorentina-Napoli, una vittoria fondamentale per gli azzurri, che ora si apprestano a disputare un incontro decisivo per la Champions contro il Verona. Allora, Fiorentina-Napoli la temevamo in tanti, per molti motivi, per la vendetta, tra virgolette, della Fiorentina, che poteva vendicarsi del 6-0 subito all'andata, per il fatto che cominciava a godere di una salute, diciamo così, discreta, e quindi era una squadra molto, la temevamo, perché in questo momento poteva farci qualche scambetto. Il primo tempo, io devo copiare, faccio il copione, e copio Mauro Guerrera, che ieri ho avuto il piacere di ascoltarlo nella trasmissione dei miei amici, la famiglia Iello, e su un Salutiamo Francesca e i nostri grandi amici, Francesca e Alfonso Aiello. Quindi
Allora, dicevo, devo copiare e riportare il parere di Mauro perché io glielo ho pure scritto in chat, concordo in pieno. Allora, molti hanno parlato di un primo tempo del Napoli che non ha soddisfatto, mentre Mauro e anche io sono concordo con lui, ha parlato di un primo tempo Anch'io. tu, senza sentire concordi sulla fiducia, No, allora. io l'ho sentito. Ah, ho capito. Ah, Allora, ero. ma io lo sto dicendo Ma poi io lo seguo Mauro, io lo seguo sempre, leggo sempre Ah, gli articoli, quindi lui lo perfetto, sa. perfetto. Allora l'arcano si è svelato. Allora dicevo che molti hanno parlato di questa partita del Napoli del primo tempo non convincente. Invece, io ripeto, e questo è un parere di Mauro, ma era anche mio precedentemente. Il Napoli ha atteso la Fiorentina perché la Fiorentina in questo momento e anche nell'immediato pregresso ha un'arma in più, il contropiede. Ha giocatori come Ribéry, ha giocatori comunque, per esempio, ragazzi, un giocatore come Ribéry in contropiede, contro il Napoli si è scartato quattro giocatori e non in contropiede. Figuratevi in contropiede che male avrebbe dovuto fare. Per cui il Napoli, secondo me, Gattuso ha fatto una partita di attesa nel primo tempo e nel secondo tempo ha giocato alla grande, cioè alla grande, tra virgolette, ha segnato due gol, ne poteva fare altri. E vabbè, allora a Ma te il sentiamo parere. direttamente da Mauro. Visto che ho copiato, quindi spero che non mi citi per copyright, Mauro. No, no, ho già parlato con il mio avvocato mentre ascoltavo te, ho già chiamato il mio avvocato, quindi Eccomi qua. allora no, vabbè, io dicevo, ho detto ieri nel collegamento di ieri. Che comunque Napoli ha giocato un primo tempo attento a non evitare di andare sotto perché altrimenti si sarebbe complicata la partita non poco. E secondo me, in maniera molto intelligente, ed era la cosa che mi aspettavo, ha atteso il momento giusto per colpire la Fiorentina. Perché questa con la Fiorentina, cioè quella con la Fiorentina e questa con il Verona che si appresta a giocare in Napoli domenica, sono due partite che Napoli non deve avere la fretta di vincere o di sbloccare perché. Secondo me Gattuso anche lo ha capito, lì in avanti la qualità è talmente tanta che prima o poi il gol il Napoli lo segna, tra Zielinski, Lozano, Politano, Osimhen, Insigne, insomma qualche bella genialata anche di magari di Fabiano, quindi Gattuso ha capito che questa squadra in avanti ha la qualità per segnare il gol, prima o poi lo fa, importante adesso è non subirlo per non mettere la partita in salita con l'affanno di inseguire il risultato e complicare la cosa. Quindi, il primo tempo, secondo me, ha fatto bene a non esporsi a possibili contropiedi della Fiorentina. In quanto a Ribéry, al di là di quell'azione che ha fatto, che tu hai citato, che ha scartato, ha saltato 5-6 avversari, ha fatto anche un contropiede che poi, fortunatamente, il tiro è risultato lento, quindi Meret l'ha parato facile. E ti dirò, io lancio anche una piccola provocazione. Io Ribéry, casomai dovessimo andare in Champions l'anno prossimo, un pensierino per portarmelo in panchina come alternativa a Insigne, lo farei perché sta dimostrando, magari non come titolare, non fargli giocare una stagione intera, però Ribéry qualche spezzone di partita con la sua esperienza, la sua personalità, la sua mentalità vincente, io un pensierino a quell'età, un annetto, glielo farei di contratto. Mauro, io sarei pienamente d'accordo con te, ma tu conosci bene De Laurentiis, No, no? lo so, lo so. Infatti parlavo di un parere strettamente personale, quindi assolutamente so, anzi. Concordo con te. Questo per la serie che i grandi giocatori non hanno Italia, almeno secondo me, lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo. I grandi giocatori che hanno però una certa personalità e che riescono a fare anche una vita tra virgolette, da grandi uomini, anche se a me io giudico un giocatore per un operatore per quello che fa nel suo settore, pure dal suo settore non mi interessa, però come stile di vita, noi abbiamo visto grandi giocatori pure a 40 anni e io parto da, tu non te lo potrai ricordare perché forse sei troppo guaglione rispetto a me, cioè io parto da Dino Sani che vinse il titolo di capocannoniere a 40 anni nel Milan. Quindi alcuni giocatori non hanno età, per cui Ribéry pure io penso che farebbe molto comodo
in casa, tenerlo lì per qualche spezzone di partita. Prosegui la conduzione, Roberto. Chissà che non ci stia ascoltando De Laurentiis, magari prende spunto da questa nostra idea. Salutiamo intanto Emanuele Cavanotto che si è collegato finalmente. Hai la giustifica, Emanuele, di Napoli Magazine? Hai la giustifica, l'hai portata? No, gliela facciamo fare da Petrazzuolo. La giustifica saranno le ultime novità di mercato. Ma non perfetto. L'estate in collegamento. Allora, scusa, l'estate in collegamento perché Emanuele Cammarotto, editorialista di Napoli Magazine, esperto di calcio mercato, ci dirà le ultime news di mercato. E Emanuele Cammarotto finora è una persona, è un giornalista molto molto attendibile, quindi seguitelo e abbiate fiducia. Posso fare una battuta, Vincenzo? No. Il calcio mercato per la felicità di Mauro. Io la voglio chiarire perché comunque, per carità, massimo rispetto perché si interessa di questo aspetto talmente complicato. A me non piace per quale motivo, perché tante volte, anche quando appare sembra fatto con la penna sul foglio per firmare, salta e si fanno solamente bruttissime figure. Quindi io stimo molto e apprezzo molto i colleghi che si interessano di questa cosa, però è un argomento che sinceramente mi affascina poco e preferisco parlare dell'affare concluso e magari cercare di capire se può essere un calciatore utile a Napoli o meno, quello l'eventuale nuovo acquisto. Quindi è solo questa la cosa. Però è vero, non mi piace il calcio mercato, è vero. Perché comunque troppe notizie cambiano continuamente, quindi si impazzisce un po'. A proposito appunto della domanda della Napoli-Fiorentina, la giro adesso Emanuele Cammarotto, senza però parlare innanzitutto adesso del calcio mercato, ma della partita. Sei d'accordo con Mauro e anche con Vincenzo? Una partita nel primo tempo studiatissimo da parte di Gattuso. Sì, il primo tempo è stato sicuramente un primo tempo che ci aveva fatto preoccupare, perché comunque abbiamo rivisto fino a un certo punto i fantasmi, le streghe del passato, e credo che su questo possiamo essere un po' tutti d'accordo. Secondo me ha inciso anche molto la pressione che c'era, che era sicuramente enorme ed era stata ulteriormente accresciuta dai fatti ben noti di Juventus-Inter. Poi nel secondo tempo la squadra si è sciolta, ha giocato sicuramente un secondo tempo in cui è stata padrone del campo, non ha rischiato nulla, e io credo che il Napoli abbia ampiamente meritato contro una squadra che non ci ha mai regalato nulla e che anzi in questo caso forse aveva qualche motivazione più di quella che si può pensare, o forse in realtà si può ben immaginare, per recuperare qualche milioncino di euro in caso di pareggio contro il Napoli. Ecco, appunto, diciamolo, spieghiamo questa cosa, Emanuele, perché Walter, correggimi se sbaglio, perché c'è Antonello è andato via. Non voleva sentire la questione di Chiesa con l'obbligo di riscatto, diciamo che era una comitiva in chiesa, insomma. Guardate ragazzi, io sono assolutamente felice del fatto che la Fiorentina abbia giocato col dente avvelenato, perché un domani noi potremmo dire fieramente di non aver avuto l'aiuto di nessuno. Nessuno che si scansa, nessuno che ci dà strada, noi ci dobbiamo guadagnare tutto con il sudore, e io mi auguro che il Verona giochi così come ha giocato la Fiorentina e che il risultato poi alla fine sia lo stesso, che il Napoli vinca, dispetto di altre situazioni, perché qua si dà per scontato che la Juve passi a Bologna con tanta facilità, magari... Diciamo che c'è stata una sorta di qualcuno ha detto... una messa, mi sembra proprio Mauro, no Mauro, scusami, il nostro amico Paolo Trapani ha evidenziato la terna arbitrale scelta. No, ma a me fa piacere questo fatto che tutti quanti evidenziano la situazione che il Napoli e il Milan debbano giocarsi la partita, come se la Juve a Bologna invece avesse già il tappeto rosso. Scusatemi ragazzi, va bene. No, Walter, tu sei sempre il solito discolo monello. Allora,
Tu praticamente è deformazione professionale. Allora tu mi bruci tutte le domande, mi bruci le domande sugli arbitri, mi bruci le domande vabbè, ma tiene Emanuele che è pompiere e io brucio qualcosa, lui arriva con l'acqua. Allora aspettate, passiamo subito la parola a Alessandro, perché Walter lo mettiamo un po' in punizione perché mi ha bruciato tutte le domande. Ma chi è che è in mezzo alla strada? Io no. Qualcuno che ha la finestra aperta. Vai Roberta. Antonello, allora, come hai visto tu questo primo tempo del Napoli? Concordi con quanto abbiamo, insomma, un po' tutti quanti detto? Questo primo tempo molto studiato, c'era comunque anche un po' di sì, paura, sì, vabbè, un po' concordo. Di freno. Sì, questo sicuramente, voglio dire, se la concentrazione era alta e fortunatamente è rimasta tale, il Napoli non ha reagito alla grande, voglio dire, ha dimostrato di star bene di testa oltre che di gambe, e poi voglio dire, non è che le partite possono iniziare sempre in discesa, anche perché a volte sembrano che iniziano in discesa, come a Verona un girone fa, e poi le concludiamo male. L'importante è esserci, il Napoli nelle ultime giornate, nell'ultima striscia positiva che ha fatto da Cagliari in poi, ha dimostrato di esserci e di non temere niente. La Fiorentina era di una caratura tecnica inferiore, il Napoli ha fatto il Napoli, ha vinto la partita, nonostante un arbitraggio che ha lasciato perplessi perché non ha visto immediatamente il rigore che era plateale per tutti, ma è dovuto ricorrere al VAR per ripristinare una certa giustizia. Detto questo, il Napoli... Ma mi fermo qui, se no ti brucio qualche domanda. Allora, se tu mi bruci... Walter me ne ha bruciate tre. Tu mi bruci la quarta, salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ho parlato solo del primo tempo, guarda, tempo, non certo, neanche del secondo. Vai, Roberta. Io purtroppo ho avuto un attimo di buio con la linea perché è andata un po' via, quindi mi sono persa, però più o meno ho potuto intuire che anche Antonella è d'accordo con lui. Ma per quanto riguarda, posso passare alla seconda domanda, una domanda in particolare? No, Roberta, però... Vincenzo, ti senti? Sì, io ti sento. Non allora, sento io vorrei... bene. Non lo so, gli altri mi sentono? Sì. Allora, volevo, scherzi a parte, perché noi tra di noi si scherza pure, quindi se Walter lo sa benissimo, quindi io volevo sapere, conoscere anche il parere di Walter su questa partita del Napoli, sia riguardo il primo che il secondo tempo. Ma guarda, Vincenzo, ne abbiamo parlato nel post gara, perché noi abbiamo fatto una diretta immediatamente dopo la partita di Firenze. Il primo tempo il Napoli sembrava psicologicamente un attimo bloccato e chiaramente pesava quello che era accaduto il pomeriggio prima, perché gli episodi di Juventus-Inter sembravano un remake perfetto di 3 anni fa, solo che questa volta il Napoli nel secondo tempo ha tirato fuori tutto quello che poteva tirare. Il risultato di 0-2 è anche leggermente stretto per quello che ha fatto il Napoli, e quindi vittoria ineccepibile, vittoria di carattere, vittoria della squadra. Come diceva prima Mauro, il Napoli ha una qualità incredibile, soprattutto nel reparto offensivo, ha giocatori che possono cambiare la gara con una giocata, e fortunatamente rispetto al Napoli di 3 anni fa ci sono anche le alternative, perché ecco, esce Politano, entra Lozano, esce Osimhen, entra Mertens. Avessimo avuto questo tipo di alternative 3 anni fa, magari avremmo vinto a Firenze e staremmo qui parlando di un Napoli che in bacheca, invece di avere 2 scudetti, ne avrebbe 3. Allora, Roberto, è questa... Roberto è caduto, Roberto è caduto. Vabbè, allora Walter, eccolo qui, la mettiamo su, ecco. Allora, io prendo la palla... Sono dovuto uscire e rientrare perché la linea non è un granché oggi, come al solito. Parto da Mauro e facciamo un giro in senso orario rispetto a come lo vedo io, per cui così non ci sono problemi. Allora, Mauro, vogliamo vedere anche l'aspetto degli altri aspetti positivi, almeno quello che io ho notato, che praticamente la difesa del Napoli è stata ha convinto, pure con il tuo Manolas Rahmani,
per favore chiudete l'audio, ecco, col tuo Ramani Manolas, scusate un attimo. Okay. Allora ecco qui, anche con questi due difensori che non hanno fatto rimpiangere Koulibaly, la difesa del Napoli è andata bene. Una buona prova di anche Bakayoko, Insigne sempre più leader della squadra, Osimhen, il giocatore che ormai si sta consacrando come un attaccante che fa reparto da solo, e anche se non segna fa reparto da solo, praticamente allarga le difese, è lui che crea gli spazi, allarga le difese. Allora, sommariamente, Mauro, ho detto queste cose qui, poi se vuoi puoi aggiungere anche il tuo parere e dire se sei d'accordo con me o meno. A te la parola. No, sono pienamente d'accordo, anzi il Napoli ha trovato anche un certo equilibrio nella fase difensiva, anche con l'aiuto dei centrocampisti, con i ripiegamenti anche di Insigne e Politano Lozano a seconda di chi gioca sull'altra fascia. Anche Zielinski ultimamente sta collaborando di più nella fase di non possesso. Su Osimhen vorrei aggiungere una cosa, contro l'Udinese l'ho rivisto dal vivo. Sinceramente un attaccante che fa impressione per quanti metri di campo riesce a coprire in pochi secondi, quindi è un attaccante che mette anche paura alla difesa avversaria quando ha la palla tra i piedi, perché quando meno te l'aspetti te lo ritrovi addosso, quindi mette anche pressione nell'impostare la manovra, il che spinge non poco i difensori avversari anche a sbagliare l'appoggio in disimpegno. Quindi un giocatore, come dicevi tu, fa il reparto da solo. E non solo riesce a fare i gol, ma comunque apre anche gli spazi ai compagni, e ti ripeto, visto dal vivo è un giocatore che è veramente impressionante per la progressione e la velocità che ha, perché l'ho visto coprire in un attimo non so quanti metri del campo. Mauro, un giocatore così, sì. Mauro, perdonami, ma a me ha impressionato ha impressionato un fatto di Osimhen. Praticamente ha il difensore che con 2-3 metri di vantaggio e lui da dietro lo recupera, lo raggiunge, lo recupera e lo supera, quindi è una progressione, ecco, mi mancava il termine, una progressione paurosa. No, infatti ho detto, velocità e progressione impressionante, è vista da vivo, guarda, è ancora, si riesce a apprezzare ancora di più, perché in televisione, sì, è vero, si vedono tante cose, però non riesce a avere l'effettivo spazio, come dire, del campo, quindi veramente ti rendi conto quanto metri copre questo ragazzo, e sono convinto che può ancora migliorare, perché comunque... Sinceramente con Gattuso è migliorato tanto anche dal punto di vista dei fondamentali individuali. C'è chi storce il naso quando abbiamo detto, perché abbiamo detto in passato anche io, che comunque Osimhen qualche lacuna a livello di tecnica individuale l'aveva, così come anche nei movimenti. Devo essere sincero, secondo me il lavoro di Gattuso sotto questo punto di vista lo ha migliorato non poco, perché veramente Osimhen rispetto alle prime partite sembra un centravanti che ha capito come muoversi, è anche migliorato forse perché magari ha maggiore serenità anche nel gestire la palla. Ad esempio il cambio di gioco che ha fatto sul secondo gol del Napoli con la Fiorentina è una perla che forse non è stata apprezzata per come andava magari sottolineato quel cambio di gioco. Ma faccio una domanda, Mauri. Mauro, è una coincidenza oppure è un fatto a parte che anche Bakayoko, con la presenza di Osimhen, questo Osimhen si è migliorato tantissimo anche nelle prestazioni, un po' diciamo in ombra nel periodo antecedente, avendo appunto questa difesa, questo baricentro molto alto del Napoli? Guarda, Bakayoko non riesco a capire che tipo di centrocampista sia, se sia effettivamente quello che abbiamo visto in queste ultime due gare oppure quello che ci ha fatto un po' penare nelle gare precedenti. Non riesco ancora a inquadrarlo bene, devo essere sincero. Di sicuro è cresciuta la tenuta atletica tutta quanta la squadra, quindi anche Bakayoko ne ha beneficiato, però nel momento in cui il Napoli dovesse avere un calo fisico, Bakayoko sicuramente è quello che e viene più travolto da una situazione del genere.
Sì. Diciamo forse Mauro, forse, diciamo pure che l'ultimo Fabian Ruiz gli sta dando anche una mano, perché prima certo, Fabian certo. Quindi, le ultime prestazioni hanno beneficiato, ha beneficiato si viene delle ultime prestazioni. Vai Roberto. Passo appunto la domanda, la rivolgo a Walter, che c'ho la destra di e, Walter, dici tu, Osimhen, questo giocatore. Allora, ragazzi, se parliamo di Osimhen, con me sfondate una porta non aperta, ma apertissima, lo stiamo dicendo sin dalla prima volta che ci siamo visti. Io dico sempre che Osimhen è un atleta prestato al calcio, lui c'ha quelle leve lunghe che gli danno la possibilità di recuperare nel breve 5 metri all'avversario con o senza la palla. Io credo che sarebbe stato un buon quattrocentista, secondo me alle Olimpiadi potrebbe prendere pure una medaglia, non dico d'oro, però potrebbe lottare per il podio. Per quanto riguarda Bakayoko, sostanzialmente questo è tutta la sua carriera, è stata così, un giocatore che ha degli alti e bassi incredibili, però dobbiamo per valutare la sua stagione a Napoli dobbiamo dire che quando è arrivato Bakayoko veniva da 7 mesi di totale inattività, perché lui era stato al Monaco e il campionato francese si era fermato a febbraio. Chiaramente quando è arrivato è stato subito messo in campo e la voglia di dare il massimo lo ha portato a strafare. Ha avuto quei 2 mesi di totale appannamento, ma per una questione fisica, non è che Bakayoko è scarso. Poi chiaro, quando è salita la condizione di tutti i compagni di squadra, è salito anche lui. Giocare nel centrocampo a 2 piuttosto che nel centrocampo a 3 è una differenza importante, perché devi coprire 20 metri di campo in più, e quindi se non ce ne hai, se non ne hai nelle gambe, ne risenti poi, e quindi sei portato a commettere qualche errore. Io sono perfettamente d'accordo con te, Walter, l'ho detto anche io, purtroppo lo abbiamo visto al 30% secondo me in questa prima del campionato. Poi magari facendo le settimane tipo, quelle che noi chiamiamo settimane tipo, ovviamente. Roberta, noi dobbiamo anche uscire. Però scusami se ti interrompo, noi dobbiamo anche uscire dal falso mito della settimana tipo. E ti spiego perché. Perché i grandi club giocano 3 volte a settimana. Io faccio un campionato intero cercando di raggiungere l'Europa, poi l'Europa non può diventare un problema nel momento in cui la raggiungo. Sì, però scusami, ragazzi. No, però ascoltami, Walter, però sono d'accordo con te in una situazione normale, ma questa era un'annata, era una stagione anomala. Anomala per tutti, non solo per il Napoli. Infatti è stata anomala per tutti, tranne che per l'Inter, che guarda caso nel momento in cui è uscito fuori dalle coppe è stata l'unica ad avvantaggiarsi, perché tutte le altre squadre, Milan compreso, hanno avuto dei problemi perché giocare ogni 3 giorni con la pandemia, con gli infortuni ripetuti che hanno avuto tutte le squadre, e poi anche per un motivo molto importante, perché sono in pochi a sottolineare questo aspetto: le squadre quest'anno hanno fatto una preparazione estiva molto ridotta rispetto agli altri anni, una settimana o poco più, quindi 15 giorni di preparazione, per cui, mentre guarda caso l'Inter appena uscito dalle coppe ha fatto un campionato a sé. Quindi, però Vince, se posso c'era anche la possibilità di avere i 5 cambi. E 5 cambi sono importanti per una squadra che ha la rosa lunga e importante come quella del Napoli. Se tu Rachmani lo vedi la prima volta a dicembre contro l'Udinese, il ragazzo ti commette un errore e lo butti fuori dopo un tempo, voglio dire, Rachmani avevi il tempo di inserirlo. Adesso lo stiamo vedendo, sta giocando con continuità, e quindi scopriamo, cioè qualcuno scopre, che Rachmani non era scarso, come invece subito era stato bollato come pacco, come scarso, come giocatore che non poteva giocare manco in Serie B. In realtà Rachmani ha delle qualità, però perché Rachmani è stato inserito solamente a dicembre? Perché abbiamo dovuto aspettare 4 mesi per vedere un tempo di questo ragazzo?
Se si gioca ogni tre giorni e hai cinque sostituzioni, fai ruotare un pochettino tutto. Io penso che lui non abbia fatto sostituzioni con Rachmani, perché innanzitutto Rachmani è stato preso per sostituire Koulibaly, che poi fortunatamente è rimasto. Però, insomma, se avesse sostituito così per fare un turnover Koulibaly mettendo Rachmani, Rachmani faceva una cappellata e apri di cielo. Se, insomma, i rischi se li è presi, però, insomma, su certi elementi. Se non risichi, non rosichi, come dire. Cioè, però ci sono state alcune partite, tipo Napoli-Fiorentina l'andata 6-0, anche altre partite che tu hai avuto la fortuna di chiudere in maniera, insomma, abbastanza veloce. Potevi quantomeno far tirare il fiato a Insigne, allo stesso anche con i Bari, negli ultimi 10, 15, 20 minuti. Perché è la gestione della rosa che è stata... Su questo non sono d'accordo con Walter, magari in alcune partite che erano state chiuse in anticipo, come anche a Crotone, far tirare il fiato a qualche calciatore poteva essere magari una soluzione da adottare, da non trascurare. Sì, io purtroppo sento... C'è un ritorno quando parli tu, Roberta. Allora io però ho tutto chiuso. Anche il televisore, tutto chiuso. No, vedi, hai qualche pagina di tipo Facebook aperta, vedi un po', devi togliere tutte le pagine aperte. Allora, vai Antonello, cosa ne pensi allora di questo aspetto? Non sento Antonello. Antonio, il microfono, Antonio. Allora, non ho sentito l'incipit della domanda, ho capito solo la discussione. Se mi ripeti il tema, perché parlava di Bakayoko. No, siamo andati avanti. Allora, parlavo degli aspetti positivi, altri aspetti positivi della partita Fiorentina-Napoli, e io ho parlato della difesa che Ramani e Manolas non hanno fatto rimpiangere la difesa titolare con Koulibaly in campo, per cui quella per me è un aspetto positivo. L'altro aspetto è Bakayoko, che si è abbastanza ripreso e cresce di partita in partita, però ormai siamo giunti alla fine. E poi abbiamo focalizzato il valore di Osimhen, che si sta dimostrando in toto, perché è un centravanti che fa reparto da solo, ha una velocità pazzesca, ha un recupero sull'avversario, sul difensore, che è straordinario, e poi apre le difese, crea spazi. Quindi abbiamo focalizzato l'attenzione su altri aspetti positivi della partita. Vai Antonello. Dice, hai quasi detto tutto sostanzialmente nella domanda. La risposta è sì, hai ragione. Se posso aggiungere qualche cosa. Io ho dovuto sintetizzare domande e risposte. Io sono uno che nelle risposte è sintetico, non mi piace dilungarmi, incischiare, mi piace del concetto come la penso, poi perché ci sono altre persone che devono intervenire e parlare, quindi mi preoccupo sempre di questo. Detto ciò, posso aggiungere questo, sì, il fatto che la striscia positiva di cui parlavo prima, il fatto che il Napoli sta bene di testa e di gamba, è ovvio che fa uscire al meglio i valori anche dei singoli. Manolas è un difensore che quando sta bene sull'uomo è uno dei più forti che ci sono in circolazione, lo ha dimostrato su Vlahovic, praticamente la Fiorentina non ha fatto neanche un tiro in porta, se vogliamo, no? Quindi questo è un premio alla difesa. Su Rachmani, voglio dire, a me dispiace sentire dei giudizi calciatori, in particolar modo addetti ai lavori, che bollano dopo una partita i calciatori, perché il problema sono i media e noi sentiamo dai media determinate affermazioni, le riportiamo come se fossero nostre e diventiamo cretini come chi l'ha detta poi alla fine. Ma questi media dove erano? Non hanno visto che l'anno scorso Rachmani col Verona si è dimostrato uno dei migliori centrali difensivi italiani? Allora ti dico che per esempio c'è Alessandro Renica che spesso pubblica, eccetera, anche in televisione l'ha detto, nei canali napoletani, che Rachmani non è buono, non è da Napoli, non è buono. Logicamente tutti quei 400 commenti che seguono, ah sì, bravo Alessandro, sono con te anch'io, e questo è. Poi scendi dal tabaccaio, ne parli col tabaccaio, quello che non capisce niente lo riporta, e questo è.
Allora, io farei veramente le dichiarazioni, le metterei un attimino in un archivio, poi a fine anno farei lo Sputtanopoli praticamente. Sarebbe una bellissima trasmissione. Sarebbe una bellissima trasmissione, secondo me. Prima o poi qualcuno ci penserà. Detto questo, voglio dire, la difesa è questo, il centrocampo. Ok, io quello che non ho capito è una cosa. Gattuso ha scelto personalmente Bakayoko, ho detto vabbè, mi serve un centrocampista, dammi Bakayoko, che comunque il Chelsea un anno ha dato al Monaco, un anno ha dato al Napoli, e comunque l'anno prossimo non lo riprenderà e vorrà dei soldi per questo. Bisogna trovare una squadra che abbia che abbia la possibilità di far giocare un giocatore di Bakayoko con le sue caratteristiche, perché quando nel Napoli ti dà dimostrazione Gattuso di preferirgli Demme, il Napoli con Demme riesce a dimostrare determinati valori di inserimento, di pressing e di velocità di esecuzione rispetto a Bakayoko, mi chiedo come fai a sostituire Demme con Bakayoko, perché fai questo passo all'indietro quando ce l'hai disponibile. Io mi sono meravigliato a trovare Bakayoko in campo, anche perché non è un giocatore tuo, non lo devi valorizzare, a fine anno se ne deve andare. Non l'ho capita questa cosa. Riconosco però che le ultime prestazioni sono di livello, quello che diceva Walter sicuramente è una cosa sacrosanta, non giocava da tempo, la preparazione è stata quella che è stata, in campionato ha trovato lo spazio che ha trovato per via di questa cattiva condizione, sicuramente non era il Bakayoko del girone di andata, i valori sono sicuramente superiori, però comunque io, anche se lo vedo in forma, gli preferisco Demme. Anche sì. Io sull'attacco che cosa dire? Sull'attacco abbiamo un attacco atomico, forse uno dei più forti del campionato, se non il più forte in senso assoluto per la diversità e per la quantità, perché insomma un Inter che ha Lukaku e Lukaku è metà Inter, non c'è niente da dire. Però voglio dire, tu hai Lozano, hai Insigne, hai Politano, hai Osimhen, hai Mertens, hai cinque frecce all'arco, detto francamente non mi sembra di vederle da nessun'altra parte a questi livelli, e non mi meraviglio specialmente nel momento in cui il Napoli incomincia a giocare ad alto livello. È vero che le buone prestazioni sono arrivate col migliorare della condizione fisica di Osimhen in particolare, perché ha permesso a Gattuso di fare il gioco che aveva in mente, di verticalizzare immediatamente e eliminare questo possesso di palla sterile che incominciava proprio a stufare e a piegare anche i giocatori, perché saltavano i movimenti di tanti, saltavano diagonali eccetera, quindi voglio dire è riuscito a fare quello che voleva. Poi non voglio rubarti la domanda, sai, mi dispiace. Che se lo agganciavo mi fermo qua. Sì, no, ma sottolineo quello che hai detto tu, però gli do pure, do anche una giustificazione al fatto che si è abbandonato quel possesso di palla continuo con passaggi laterali e non verticalizzazioni, perché con Osimhen, da quanto è entrato Osimhen, questo è più fattibile secondo me, nel senso che senza Osimhen Gattuso ha cercato una soluzione diversa. Con Osimhen quel gioco non lo puoi fare, devi verticalizzare. Ma, per forza, Vincenzo, permettimi, sì, un attimo una cosa, sì, tu, sì, hai detto Gattuso ha cercato soluzioni diverse senza Osimhen, ma io onestamente rimango basito, perché voglio dire, nei momenti di difficoltà, io ho visto la formazione dell'andata che abbiamo giocato col Verona, no? Mancava Mertens e Osimhen, ma poi era una formazione titolare di qualunque domenica, capisci? Io queste cose non me le riesco a spiegare. Allora, nei momenti di difficoltà, Gattuso è venuto a mancare, ha giocato con Petagna, ovviamente se tu giochi con Petagna devi adeguare il gioco del Napoli e servirlo da Petagna. Palla lunga, nessun palleggio. Bravo, quello che ha, e questo io non l'ho visto nei momenti di difficoltà col Torino, tanto per dire, col Genova, cioè voglio dire, qua purtroppo abbiamo pagato l'inesperienza di un allenatore che aveva i suoi limiti, poi è venuto fuori quando la sua idea l'ha potuta mettere in pratica. E beh, io questo lo applaudo, dico bravo Gattuso, se ti conferma De Laurentiis sono contento, perché a questo punto voglio dire hai espresso un bel gioco, è giusto che ti vai a giocare la Champions con questa squadra che ti ama e che ti vuole, e per questa osmosi che dico ok, ma che va bene, però sì, devo dire, ho il rammarico di
sapere che la rosa del Napoli avrebbe potuto fare qualcosina in più, per cui non lancio fiori dal balcone sul fatto no, che... No, ma allora le partite che ha sbagliato Gattuso, anche io l'ho criticato in quelle partite lì, perché insomma un cronista, un osservatore ha detto ai lavori non può esimersi dal dire quello che vede, per cui le ha sbagliate, ha commesso tanti, tra l'altro non citiamo i due errori madornali di sostituire sul calcio d'angolo due difensori centrali, non uno ma due, la sfortuna. Però voglio dire, con l'Atalanta, no, la partita di ritorno con l'Atalanta, voglio dire, quella con Sassuolo, tu non metti Manolas in campo, ormai la squadra ha la sua fisionomia, si sta comportando, ha recuperato, si sta comportando bene, non vai a mettere Manolas che era fuori da molto tempo, quindi ci stanno gli errori, ci stanno, lo dico. Ma questi sono più errori individuali dei giocatori, io la responsabilità di Gattuso la vedo nella mancanza di soluzioni nei momenti di difficoltà, è là che è venuto a mancare. Il fatto di mettere il giocatore al 2 minuti alla fine, il colpo di testa, gli poteva anche andare bene, non stavamo a parlare qua, ma quando tu metti anacronisticamente una squadra in campo che non ha né capo né coda contro l'Atalanta, che ha fatto a difesa 3 addirittura, se non erro, no? Con Elma su tutta fascia, che è una cosa impressionante. Cioè, è là che io lo boccio, però devo dire questo, probabilmente avrà imparato da questi errori, io non sono un giustizialista assolutamente, però devo dire, in questo hai fallito, ne devo tener conto, eventualmente nel futuro tu rimanga con me. Ti ricordi quando, non so, forse Mauro se lo ricorderà, quando Gattuso ha detto esattamente questa frase, io sto imparando, ho commesso, quando si è assunto qualche volta, no, ma Gattuso si è assunto le proprie responsabilità, ma in qualche occasione ha detto io sto imparando, come la squadra sta crescendo, io sto imparando, non so, ve lo ricordate, ve la ricordate questa frase? Sì, vabbè, ma al di là di questo, il problema è che inizialmente abbiamo attribuito tutte le colpe a Gattuso, e qui forse abbiamo sbagliato nell'analisi del momento critico del Napoli, quando forse le colpe andavano un poco divise un po' tra tutte le componenti squadra e società, e ovviamente anche Gattuso. Perché Gattuso, se è vero, non è forse un troppo allenatore, però ha dimostrato che con la squadra completo ha le idee chiare, che la sua idea di gioco di avere Osimhen come punto di riferimento ha funzionato. Però, come diceva giustamente Antonello, il bravo allenatore si vede proprio nelle emergenze, nei momenti di difficoltà. Se tu non riesci a cavare un ragno da buco quando vai in difficoltà, qualche lacuna ce l'ha che deve assolutamente colmare, perché il bravo allenatore, è facile fare l'allenatore quando va tutto bene. Il bravo allenatore si vede quando arriva qualche difficoltà, di saperti adattare alle circostanze, cambiare anche magari un atteggiamento tattico in campo. Quindi è qui che è venuto meno Gattuso. Però se Gattuso riesce a fare tesoro di questi errori commessi durante questa stagione, l'anno prossimo magari potrebbe dare un qualcosa in più, ammesso che De Laurentiis gli conceda un'altra possibilità, dopo magari il nostro amico Emanuele ci dirà qualcosa in più sul futuro della panchina azzurra. Allora, io passo proprio la linea, non so se Roberta mi sente ora. Sentiamo Emanuele, sono curioso. Sento malissimo. Non sono riuscito a sentire nulla. C'è qualcosa che non va nel tuo collegamento, perché anche sì, quando parli... Sì. Anche quando mi sposto in un'altra stanza... Aspettatevi, sposto in un'altra stanza, va perché bene. Davvero ho difficoltà a sentirvi. Va bene, perché va bene. Che non c'è linea. Va bene. Allora, Emanuele, dobbiamo spostare il tuo focus sul calciomercato, perché aspettiamo che torni Roberta. Dacci il parere sull'ultima discussione. No, io su questa discussione di Gattuso sono totalmente su quello che ha detto e che sottoscrivo Antonello e anche Mauro, devo dire, per quanto riguarda Gattuso ha fatto bene, benissimo in questa fase finale della stagione in cui obiettivamente non era semplice rimettere in linea di galleggiamento la barca, perché il Napoli comunque a un certo punto era scivolato al sesto, settimo posto. E su questo veramente non c'è niente da discutere, cioè il Napoli ha fatto un finale di stagione in cui punti e prestazioni alla mano è stata di fatto la migliore squadra del campionato. Detto ciò, però, non si può neanche
negare il fatto che contro lo Spezia, contro il Sassuolo, contro il Torino in casa, in altre due o tre circostanze il Napoli ha gettato via dei punti che poteva e doveva conquistare anche senza Mertens e senza Osimhen, perché comunque faccio un esempio banalissimo, il Napoli in casa contro lo Spezia aveva il dovere di vincere anche con le sue tra virgolette riserve, che comunque senza offesa per lo Spezia saranno sempre e comunque migliori dei titolari dello Spezia. E quindi morale della favola, ripeto e torno a dire, tanto di cappello a Gattuso se arriverà terzo, quarto, se andrà in Champions, se non c'è nulla da dire. Però era il Napoli, rosa, organico e qualità dei calciatori più forte dell'era De Laurentiis, e bisogna riconoscere anche i meriti di De Laurentiis, il quale sarà anche antipatico, sarà inviso a qualcuno, devo dire più che alla piazza a molti colleghi cronisti, per la verità. Bisogna dire che De Laurentiis quest'anno la squadra l'ha fatta tenendo calciatori che sarebbero dovuti andare via e secondo qualcuno avevano già il biglietto in partenza per Manchester. Non so questo aereo del 5 settembre a quale anno si riferisse, però detto ciò, e ancora si riparla di nuovo della stessa musica. Detto ciò, ha tenuto Koulibaly, ha preso lo stesso Bakayoko, che ragazzi all'inizio stagione eravamo tutti concordi nel ritenere che fosse l'acquisto giusto. Poi è chiaro che se lo metti in campo a fare quello che lui non può e non sa fare, perché non può essere un giocatore che dà la palla agli altri, lui è messo lì per fare legna, per fare l'interditore. Vi dico una cosa molto semplice, a me una cosa che disse in tempi non sospetti Cristiano Giuntoli è che il Napoli aveva, sin dal momento in cui lui è arrivato a Napoli, Cristiano Giuntoli aveva un grosso problema e lo ha avuto per diversi anni, il fatto di avere un centrocampo, vi dico le sue testuali parole, in cui mi disse mancava l'uomo delle seconde palle, quello che comunque andava a recuperare anche fisicamente, presidiando lo spazio col fisico, di grinta, di carattere, quello che il Napoli non aveva. Quindi Bakayoko tornerà alla casa madre, non c'è dubbio, perché presumibilmente il Napoli non andrà a versare 20 milioni di euro nelle casse del Chelsea. Però attenzione, perché rischiamo di ritrovarci poi con un centrocampo dei nani, quello che abbiamo avuto per molto tempo, un centrocampo senza fisicità. La maglia azzurra ce l'abbiamo e facciamo i puffi. Quindi, va bene, vai, continua. No, per chiudere il discorso, no, vai. Tanto di cappello a Gattuso, però questo è un Napoli che doveva arrivare fra le prime quattro perché aveva una qualità in cui era impossibile non immaginarlo fra le prime quattro. Esatto, del esattamente, assolutamente d'accordo. Ma io dico anche di più, forse, è andata così. Ci siamo capiti. Esatto, speriamo che vada bene domenica. Allora, io c'è, dimmi. Un altro dato, il Napoli non ha vinto con l'Atalanta, ok? In Coppa Italia, tanto per dire. Non ha vinto con l'Inter, non ha vinto con la Juve, una sì, una no, ma la seconda. Non ha vinto col Granada. Non ha vinto col Granada. Allora, le partite importanti il Napoli le ha cannate. Abbiamo vinto con tutte quelle che erano inferiori a noi, Milan compreso. Là. E abbiamo detto in tempi non sospetti che il Milan sarebbe crollato, perché comunque era un Milan inferiore, nettamente inferiore. Il Milan sarebbe crollato, perché se continuava così sarebbe stato record mondiale, 26 rigori in una stagione. Era 13 rigori quando l'avevamo detto. Oggi, bravo Antonello. Allora Antonello, dallo spunto, Roberta, mi senti? Mi sento ancora male, purtroppo in ogni stanza evidentemente è un problema di linea. E allora vai fuori al balcone, mettete posizione del Roberta. Io però volevo fare una domanda, perché vi stavo ascoltando così, vi ho ascoltato diciamo da Facebook, volevo sapere, ma eventualmente dopo quest'annata in cui Gattuso comunque nella seconda parte del campionato diciamo è stato quasi perfetto, i margini di miglioramento per la prossima stagione, anche per la Champions, quali potrebbero essere con questa squadra? Partiamo con Mauro. Abbiamo detto prima, utilizzare di più la rosa, utilizzare di più i vari Lacmani, alternare con maggiore frequenza centrocampisti. Ciò non toglie che comunque secondo me questa rosa va ancora migliorata, perché comunque
ricordiamoci che stiamo giocando con un esterno destro che sta giocando a sinistra per quanto riguarda l'esterno destro basso, quindi un esterno sinistro assolutamente ci vuole. Capire anche quello che secondo me è un ruolo fondamentale, che fine dovranno fare Meretta e Ospina, questo è un altro rimprovero che io mi sento di fare a Gattuso, perché il portiere non può essere coinvolto nel turnover, che è un ruolo talmente fondamentale non solo per la sicurezza personale del portiere, ma anche per avere un maggior feeling con i compagni di reparto. Quindi questo secondo me è stato un altro errore di Gattuso, la gestione dei portieri, quindi anche qui si può migliorare. Se ritiene che uno dei due, Ospina o Meretta, possa essere un portiere da scudetto, un portiere all'altezza di giocare la Champions, bene, l'altro magari gli si dà libertà di scelta se rimanere o meno, oppure se nessuno dei due è considerato all'altezza, capire un attimino come intervenire sul mercato. Quindi i margini di miglioramento ci sono nel migliorare proprio la rosa, e anche capire un attimino se Petagna può essere l'alter ego di Osimhen, oppure trovare un'altra soluzione. Quindi i miglioramenti ci sono, però quello in cui può migliorare Gattuso, al di là della gestione della rosa, e anche affrontare partite come quella con l'Inter, quando noi abbiamo giocato a Milano, l'Inter era più impaurita di noi di quanto lo fossimo noi dell'Inter, quindi gli è mancato il coraggio di vincere a Milano. Mauro, sì, Mauro, sì, scusami, posso... completo e ti lascio la parola. In quella partita potevano cambiare proprio le sorti del campionato dal punto di vista questo volevo dire. Sia nostro che dell'Inter. Questo volevo dire. L'Inter ha affrontato il Napoli impaurito della squadra. Esatto, esattamente. Era a meno 2, se non ricordo male, dalla Milan primo in classifica. Ed era appena uscito dalla Champions, che era un fallimento in quel girone. Allora, ricordiamoci una cosa, che Conte era molto criticato prima della partita. È stato un passo dall'esonero. È stato tanto vero che qualcuno mi aveva detto, attenzione che se il Napoli vince, attenzione per loro, se il Napoli vince contro l'Inter, Conte rischia. Per cui io questo, giusto, era questo che ti volevo dire, Mauro, volevo avere la tua conferma. È stata la partita dell'anno decisiva per due squadre quella, perché se l'Inter avesse perso, non so, se il Napoli avesse vinto, magari non avrebbe avuto sull'onda dell'entusiasmo, non avrebbe avuto quel problema. Quindi allora velocemente sicuramente no, perché non abbiamo la controprova, però la controprova, probabilmente diciamo che poteva succedere una cosa così, con la cosa che tu hai detto, poteva succedere, perché no? Allora Walter e gli altri brevemente, così andiamo al secondo punto, che siamo ancora fermi al primo punto. Vai velocemente un tuo parere. Ma guarda, puoi andare tranquillamente al secondo punto, perché credo che siamo tutti quanti concordi su quello che abbiamo detto nei passati 5 minuti, quindi credo che ripetersi sarebbe allora, superfluo. No, allora, tanto per staccare un attimino prima di andare a trattare Napoli-Verona, faccio questa domanda. Signori, dopo le ultime vicende arbitrali in Juventus-Inter e quelle della Coppa Italia, i tifosi, non solo del Napoli, sperano di avere un'ultima giornata di campionato senza episodi negativi che potrebbero condizionare l'accesso alla Champions League. Io, allora, nel porre la domanda, è telegrafica. Mauro, ma è mai possibile che accadano ancora ora queste cose? Risposta telegrafica, con arbitri e guardalinee che stanno per essere radiati, tra l'altro, Vincenzo. Ma i tre, un momento, i tre quelli non sono questi qua, i tre che sono... altri, però sono sempre nella combricola. Ho capito. Scusami, vai Mauro. No, tranquillo. Allora, errori che potevano essere magari giustificati con molta buona volontà negli anni 70, ma oggi con la tecnologia che c'è assolutamente no. Perché se avesse rivisto al VAR Calvarese, almeno che lo stava talmente in malafede che avrebbe comunque concesso colmente rigore, se l'avesse rivisto al VAR si sarebbe reso conto, come gli altri 59.999.999.000 italiani, che il fallo era di Quadrado e non di Perisic. Quindi con la tecnologia di oggi assolutamente certi errori non sono più concepibili. Walter, è possibile? Volevo dire una cosa, è mai possibile che Calvarese, che mi è stato detto che magari
era nell'azione, era coperto, non ha potuto vedere bene, è vero, era coperto. È mai possibile che un arbitro un arbitro va al VAR precedentemente per tanti episodi, e proprio l'ultimo episodio importante che non vede perché è coperto, l'ultimo episodio importante non va, si rifiuta di andare al VAR. È mai possibile? Scusate se mi intrometto, voglio ricordare una piccola cosa, perché poi, come si dice, tre indizi fanno una prova. Ricordiamoci il Calvarese nell'anno dello scudetto Cagliari-Juve. In Cagliari Juve quest'anno ha graziato di un'espulsione sacrosanta Ronaldo, quindi questo Calvarese con la Juventus sbaglia un poco troppe volte con troppa superficialità. Scusami Walter, non volevo... c'è un ritorno bruttissimo. Ma non credo sia io. Ora faccio una prova. Ecco qua, non si sente. Aspetta, una comunicazione a Roberta. Ho chiuso il suo audio. Probabilmente viene da lei. Dopo lo riapro. Dai. Vincenzo, sulla questione arbitrale io ti rispondo in pochi secondi. Io mi meraviglio che noi ci meravigliamo ancora. C'è un sistema ed è palese. Poi se qualcuno parla di sistema, ci sono le Alici nel paese delle meraviglie che ti vengono contro e ti dicono tu sei malpensante. Sì, sono assolutamente malpensante, e talmente che sono malpensante, io vorrei ascoltare l'audio di che cosa si sono detti Calvarese e il VAR al momento del calcio di rigore di Cuadrado, perché hanno parlato, quindi io da cittadino, piuttosto che da addetto ai lavori, vorrei ascoltare quello che si sono detti. Emanuele. Walter, io dico solo che l'audio di quel VAR si è smagnetizzato come quello di Orsato. Ecco, appunto. Non chiedere quello che non avrai mai. Allora, molto telegrafico, bravo. Antonello, ci dobbiamo rassegnare ormai. Queste sono cose che si ripetono reiteratamente, momento dopo momento, anno dopo anno. Ci dobbiamo rassegnare? Rassegnarsi mai, perché abbiamo uno spirito diverso da questo e dobbiamo combattere affinché prima o poi la normalità si riprenda la sua vita. Detto questo, una delle prime cose che mi hanno scritto, che non mi capacitavo dopo la partita di Inter-Juve, da Teramo, Ciandone, non te la prendere, amico nostro, lo conosciamo bene, è uno juventino, parlando dell'arbitro. Quindi credo di, mi fido ciecamente di quello che mi hanno detto, perché lo conoscono proprio, e quindi Teramo è una città insomma abbastanza piccola. Detto questo, dico, andiamoci a leggere l'intervista di Pecoraro che ha rilasciato oggi a un network napoletano. Veramente io non so, uno veramente dovrebbe rischiare le querele, perché poi vedete chi ti difende e se i giudici poi riescono a farti giustizia, allora è meglio rimanere, però voglio dire, la trovo abbastanza chiara. Ma io posso aggiungere una cosa, scusatemi. Vai. Volevo aggiungere una cosa, ma mi piacerebbe trovarmi in una conferenza stampa con Dalpino. Chiedo un attimo, Roberta, per caso hai aperto, magari il microfono ce l'hai chiuso, ma stai seguendo tramite Facebook della stessa roba? No. Ah, aspetta, perché non te l'ho chiuso il microfono. Ecco qua. No, dicevo, mi piacerebbe partecipare a una conferenza stampa con Dalpino e Gravina e fargli una domanda, ma questa Serie A così com'è, con tutte queste macchie in ogni campionato, ma davvero vi piace? È una cosa che vorrei chiedere, perché non è più concepibile. Cioè, io se fossi in Gravina mi chiamerei Rizzoli e chiedere scusa, cosa sta succedendo? Mi chiamerei Trendalange e dire scusa, cosa sta succedendo? In Dalpino, considerando che comunque la Serie A ha queste enormi difficoltà rispetto alle altre nazioni a incassare un po' di soldi dai diritti televisivi, mi chiamerei Trendalange e Rizzoli e chiedere scusa, cosa sta succedendo? Cosa vogliamo fare in futuro per migliorare la Serie A? Scusami Emanuele, perdonami. No Mauro, perdonami, ti aggiungo una domanda anch'io che idealmente girerei a Trendalange. Premesso, come voi sapete, che io, come dire, il calcio l'ho vissuto anche dall'interno,
da organizzatore del calciomercato e quindi ho visto determinate cose dall'interno, eccetera, eccetera, nei salotti e negli alberghi milanesi. E idealmente io una domanda che faccio anche a noi stessi, no? Prima ancora che a Trentalange, gli arbitri cosa fanno prima delle partite e dopo delle partite? Dove vanno? Con chi stanno e dove dormono? Punto. Magari ci risponderà Antonello. Antonello, sai qualcosa? No. Antonello, dove dormono gli arbitri? Yeah, sai qualcosa? Sai qualcosa, Antonello? Ragazzi, io frequento persone per bene. No, persone per bene. Non ho mai preso mazzette in vita mia, neanche 10 lire, quindi ho un tipo di vita che purtroppo mi porta all'opposto. Se l'arbitro va a Firenze, io vado a Bari, è automatico, è nella natura delle cose. Comunque la soluzione per queste cose qua sarebbe semplice: mettici un rappresentante per squadra nella sala VAR e già tante cose si risolverebbero. Sei sicuro, Antonello? Non è che poi per esempio, ti faccio un esempio a caso, metti nella sala VAR Paratici e Giuntoli, metti nella sala VAR, non so come va a finire. Insomma. Ammazzate, sicuro! Cioè, come va a finire? La figura magari non dovrebbe essere quella del DS, però io metterei un uomo immagine, non so, uno che comunque basterebbe fare utilizzare la tecnologia così come fanno nella NFL, ormai lo stiamo ripetendo sempre, cioè il VAR chiamata e basta, cioè, e si andrebbero a scremare tante situazioni. Io già l'ho detto pure nell'altra, sì, un attimo solo, l'ho detto anche nell'altra trasmissione, VAR chiamata, date 3 VAR chiamata per squadre, 3 a una squadra, 3 all'altra, e quindi l'arbitro è costretto ad andare al VAR, è costretto a dare giustificazioni. Però il basket si è salvato con questo, perché io seguivo molto il basket, moltissimo, andavo a vedere le partite, anche qui a Milano andavo a vedere le partite, e ricordo che c'erano molte, ma molte contestazioni, come più o meno come nel calcio, sui falli, sulla regola dei 3 secondi piuttosto che su altra cosa. Dopo che hanno messo il VAR a chiamata nel basket, io non ne sto vedendo contestazioni. Un po' come accade nell'NBA americana, dove che c'è tutta un'altra cultura sportiva, tutto già ne abbiamo parlato, ma è un campionato dove ogni anno può vincere una squadra diversa, è un campionato dove non ci sono polemiche arbitrali nel modo più assoluto, è un campionato dove addirittura si favorisce la possibilità all'ultima in classifica di poter risalire concedendole il bonus per acquistare il miglior giocatore universitario americano, cioè è tutta un'altra cultura. Allora, se noi vogliamo continuare così, vabbè, intanto Roberta mi chiedeva la linea, vai Roberta. Io volevo sapere se era possibile, ecco appunto, come hai detto tu, avere la chiamata dal VAR, che ho sempre chiesto, insomma, nel senso, ho sempre prospettata, ma non solo una chiamata dal VAR, ma anche delle figure appunto professionali nel guarda, perché non è facile identificare subito un rigore o comunque un fallo, ecco, ci vuole anche un occhio attento dalla TV, insomma dal VAR, anche da parte di entrambe le squadre, quindi proprio delle figure, non nel caso di Paratici e Giuntoli, ecco, due figure proprio tecniche, ex arbitri, ex giocatori, insomma persone che hanno un occhio, diciamo, abbastanza vivo sulla partita. E oltre alle 10 alle 3 chiamate del VAR, ci dovrebbe essere pubblica l'audio di quello che si dicono, quello che fanno nell'FNL. Roberta, perché non anche sullo schermo, come accade in altri paesi, sullo schermo nello stadio? Perché sarebbe tutto molto più chiaro e ci sarebbe meno opportunità di navigare sotto banco, e quindi in Italia non si può fare. Ma dico, voi vi rendete e ci rendiamo conto, dico solo questo flash in 10 secondi, che Mihajlovic 2 o 3 giorni fa pronostica Giacomelli e Valeri per Bologna-Juve, e guarda caso, forse perché Mihajlovic avrà i poteri di Nostradamus, li indovina,
e poi mandano per Napoli-Verona Chiffi! Chiffi di Udinese-Juve, che l'avevano già mandato al VAR in Fiorentina-Napoli. Però magari in Fiorentina-Napoli si è comportato bene, perché ha visto il calcio di rigore che l'arbitro da 3 centimetri, perché stava a 3 centimetri, non aveva visto la maglia allungata, che l'ha vista chiunque, lui no. Ragazzi, però posso dire una cosa su Chiffi. Chiffi secondo me in questo momento è uno degli altri più affidabili, quindi ovviamente può commettere degli errori, come è successo in Napoli Chievo Verona con il gol di con il rigore non dato a Caglion. La cosa che invece di Chiffi che forse ci ha un pochettino spiazzato è che non ha riportato nulla nel referto delle offese che ha subito in Udinese Juventus in intervallo. Era troppo vicino. C'era Antonello che voleva dire di quindi sì, della partita. Chiffi in questo momento forse uno dei migliori arbitri che c'è in Italia, il che la dice lunga. Io vado in sovraesposizione e in contemporanea con la trasmissione, quindi vi devo lasciare. Detto questo, però, volevo dirti, Vince, in America le organizzazioni arbitrali sono indipendenti e quindi è molto diverso dal sistema. Non c'è la Fiat UEFA, che sponsorizza. UEFA. Non è UEFA e non è FIFA, perché si parte da là. UEFA, FIFA, FIGC, comunque arbitri dipendenti nello stesso sistema. Lì sono esterni e quindi cambia proprio il meccanismo. Detto questo, la trasparenza, se si volesse una Serie A pulita ci sarebbe la trasparenza, non c'è la trasparenza. Antonello, non si può arrivare a una rivoluzione di questo genere. Non si può arrivare, perché chi investe di più comanda nel calcio, e le squadre che investono di più sono le squadre del nord, Juve, Inter e Milan in particolar modo, che sono super indebitate e nonostante questo fanno campagna acquisti, vincono, e tutto in spregio al concetto sportivo. Qui lo sport è morto. Detto questo, vi voglio bene e vi saluto a tutti quanti. Io ti ringrazio. Ciao. Peccato che ti perdi ora le news di Emanuele, però Emanuele, ti contatterò privatamente, perché voglio essere informato su questo. Anch'io trepido per queste news, perché ne ho sentite di tutte. La formazione, siamo a 25 allenatori, tu lo sai, abbiamo la rosa completa. Non so se troverai posto in questo, come spazi, però ti contatterò privatamente. Allora andiamo con le news, poi dopo ci sarà Roberta Di Rienzo che ci parlerà della sua e dell'iniziativa della tifoseria napoletana. Allora, Emanuele, andiamo a noi. Allora ormai il Toto allenatore stand-by, tra poco conosceremo il nome di chi allenerà il Napoli nella prossima stagione, ma tu ci vuoi parlare di altre novità? Beh, intanto mi riaggancio al discorso allenatore indirettamente, o anzi molto direttamente, perché è notizia di pochi minuti fa che, o meglio, nel pomeriggio si è parlato di Zidane, che ha dichiarato, questo è vero, che si immagina un Real Madrid anche migliore di quello attuale senza di lui. In realtà, attenzione, perché Zidane si è orientato a lasciare il Real, ma non è detto affatto che lo lasci, e addirittura in queste ultime ore c'è una levata di scudi da parte sia dei senatori che dei giovani del Real, sì, per favorire la sua conferma e quindi convincere Perez a trattenerlo. È evidente che di per sé a noi di Zidane a Real non ce ne può fregare di meno. Però Allegri... la questione è molto legata ad Allegri, e in questo momento è molto più Allegri che sogna il Real di quanto il Real non pensi ad Allegri, che è la terza o forse quarta scelta del Real Madrid, nonostante in Italia si batta la gran cassa di Allegri e Real Madrid. Detto ciò, se Allegri è la quarta scelta per il Real Madrid, o sicuramente non è la prima, attenzione a quello che potrà succedere lunedì o martedì alla Filmauro, dove ormai sono rimasti praticamente due o tre a contendersi la panchina del Napoli. E io sono convinto che di quella rosa, ormai dei 22-23 nomi, si è fatta veramente una scrematura abbastanza concreta e sono rimasti soltanto Allegri. Purtroppo per noi è ancora in corsa Spalletti, io lo dico apertamente, perché è un nome che veramente...
fossi in Walter, infatti mi ricrescerebbero subito i capelli. È un nome che, lo dico apertamente, io non voglio in nessun modo, perché sono convinto che caratterialmente non abbia nulla a che vedere con la piazza di Napoli e con Aurelio De Laurentiis. Ma queste sono, come dire, disquisizioni di carattere personale. Emanuele, ti posso dare io una novità che mi è arrivata pochi secondi fa? Però non riguarda il Napoli. La Fiorentina in queste ore ha avuto un contatto diretto molto positivo con Fonseca, perché c'è il no definitivo di Gattuso alla società viola. Allora, per chiudere, ed è verissimo, risulta anche a me, per chiudere il discorso dell'allenatore, Zidane sta giochicchiando con Real Madrid e spera che Perez, come dire, gli dia carta bianca per rimanere, con qualche piccolo acquisto che, tanto per capirci, sarebbero tre nomi. Milinkovic a centrocampo alla modica cifra di 80 milioni, Mbappé dal Paris Saint-Germain, una cosa semplice, che vuole a tutti i costi andare a Real Madrid, dove appunto sa che troverebbe Zidane, e poi un difensore che potrebbe essere o Koundé del Siviglia o Pau Torres del Villarreal. Quindi Pau Torres, come momento, mi piace Pau Torres. In questo momento Allegri, ripetiamo, è molto più vicino a un ritorno in panchina in Italia di quanto non lo sia ad andare in Spagna. Una cosa importante, Koulibaly, si torna a parlare naturalmente di Koulibaly che va via, come ritualmente accade ogni estate. Koulibaly non parte. Potrebbe anche partire di fronte a una grossa offerta, ma io ho i dubbi, e noi ce lo siamo anche detti, per fatto di età, di costi, e in tempi di pandemia soltanto dei pazzi andrebbero a investire 70 milioni di cartellino più altri 30 o 40 di ingaggio. Parliamo di un'operazione da 150-160 milioni di euro per uno che è del 91, quindi va per i 30. E ricordiamoci che il City quest'anno i soldi li spenderà per Harry Kane del Tottenham, e quindi farà già abbastanza per prendere... Sicuro che Harry Kane non va allo United? Potrebbe anche essere, ma di sicuro lo United in questo momento ha a sua volta altre mire. Cioè, nel gioco dell'incastro dei grandi difensori europei, in questo momento Koulibaly non ha offerte concrete, che potrebbero per carità anche arrivare, ma vi do questa chicca, perché poi le cose bisogna dirsele esplicitamente. C'è qualche agente italiano, uno in particolare, che da ormai 2 anni tenta disperatamente di convincere 2 o 3 club inglesi, un agente romano, lo dico apertamente, anche così magari qualcuno capisce, che tenta di convincere 2 o 3 club inglesi a investire su Koulibaly. Inizia con F il nome e la B il cognome? Non lo so, nomi non ne faccio, però c'è qualche intermediario, lo so benissimo, ripeto, perché in questo mondo lo conosco. Vabbè, sentiamo, vai. No, per dirvi, in questo momento Koulibaly ha aperto alla permanenza al Napoli, chiaramente vorrebbe rinnovare il contratto, è palese che comunque non si tratterebbe mai di un rinnovo con aumento, però attenzione, perché se non dovesse arrivare nessuna offerta tale da indurre De Laurentiis a cederlo, si potrebbe anche ragionare su una conferma spalmando quell'ingaggio con qualcosa in meno dal punto di vista dell'ingaggio annuale e magari un anno in più di contratto per lui. Ok, allora io chiedo a Mauro cosa ne pensa di tutto quello che ha detto Emanuele, partendo da la considerazione iniziale, su cui lui, io sono pienamente in linea e sono d'accordo con lui su Spalletti. Io vedo uno Spalletti a Napoli, lo vedrei col carattere che ha, molto male, perché non ha un carattere che si possa legare sia col popolo napoletano, ma soprattutto con De Laurentiis. Allora, partendo da Spalletti, una tua opinione su quello che sta detto. Allora, su Spalletti sono pienamente d'accordo con tutti voi, anche perché non ricordo il nome del calciatore che ha avuto Spalletti come allenatore, ha detto che durante la settimana è un compagnone, un pezzo di pane, poi nel weekend diventa protagonista e accentratore di tutto. Fermo restando che per me Spalletti non è neanche un vincente, perché in Italia ha vinto più o meno quando ha vinto Gattuso, 2 Coppe Italia e la Supercoppa, mi pare, non con la Roma, nulla di più, quindi non è questo grande vincente. Non aggiunge nulla rispetto a Gattuso, non aggiunge pure, secondo me non aggiunge nulla, quindi
secondo me non è la soluzione che io mi auguro possa essere quella per il Napoli. Lo dico anche con la massima sincerità, Allegri non vorrei che si facesse l'Ancelotti bis, quindi anche se per me tra i tanti nomi rimane quello diciamo forse più indicato per fare del Napoli una squadra vincente o quantomeno competitiva più di quanto lo sia adesso. Vabbè, sul mercato io mi affido ciecamente e pienamente alla buona Emanuele, anzi gli voglio anche chiedere invece il possibile destino di Haaland. Il Chelsea. Haaland, guarda, in questo momento su di lui ci sono due o tre club pronti a fare una follia, ma io sono convinto che il Dortmund, sì, anche per discorsi di pandemia eccetera eccetera, cercherà di tenerlo ancora per una stagione. E fra quei club c'è anche Real Madrid, qualora non dovesse mettere le mani proprio su Mbappé. Però ti ripeto, sono convinto che tenteranno di tenerlo almeno per un'altra stagione. Su Allegri, per chiudere il discorso Allegri, per essere chiari e fare numeri, Allegri, se dovesse scegliere il Napoli, troverebbe un contratto pronto da 5 milioni e mezzo a stagione più bonus, che non sarebbe esattamente la cifra che voleva all'inizio, perché Allegri, ricordiamo, partiva da una richiesta di 7 milioni di euro. È evidente che forse ha compreso e realizzato anche lui che in questo momento c'è una cosa che si chiama pandemia nel mondo e questa cifra se la può scordare. Detto ciò, io credo, e non sono mai stato, devo dire, un estimatore di Allegri, non mi è mai stato particolarmente simpatico, però devo riconoscere che se tu lasci andare Gattuso, devi prendere un tecnico che ti faccia fare uno step, e Allegri, dico un termine, un francesismo, è sufficientemente, tra virgolette, paraculo per poter comprendere un ambiente che già conosce e per poter far valorizzare l'organico. Quindi secondo me in questo momento è veramente il nome buono per poter fare l'ultimo salto in avanti. Bene, allora, intanto in previsione della prossima stagione vi do una brutta notizia che sicuramente voi conoscete. E io dopo ti mando via. Da gennaio a febbraio ci sarà la Coppa d'Africa e quindi Osimhen e Koulibaly ciao ciao nei mesi fondamentali, per dirne una. Tu sei sempre puntuale a dare notizie. Vabbè, Roberto, ora arrivo a te. Sei sempre puntuale a darci certe notizie. A meno che con la pandemia l'hanno già rinviata di un anno E la rinviano di un altro anno. Possono, perché poi a fine 2022 ci sono i mondiali da novembre a dicembre, quindi come fai? Vabbè, allora andiamo, ora vado da Roberta e uniamo le due cose. Allora, il popolo napoletano è in apprensione per il match con il Verona e chiede, nella domanda, la prima domanda è: cosa vi aspettate a questa partita, sia a livello di atteggiamento del Napoli, delle vostre considerazioni? E la seconda, che ci sono varie iniziative, ma di questo ce ne parla Roberta, a cui passo subito la linea. Roberta Di Rienzo. Allora parlo subito della nostra iniziativa. Voi sapete che io faccio parte del gruppo di quelli del Napoli, un piccolo gruppo di tifosi, e abbiamo così, siccome siamo sofferenti perché è un anno che manchiamo dallo stadio, è un anno che ci hanno insomma praticamente tappato le bocche perché non possiamo protestare neanche allo stadio, non possiamo andare da nessuna parte, e siamo in apprensione per questa partita, per questi ragazzi che veramente in questo finale di stagione stanno dando il massimo, e oltre a incoraggiarli vorremmo comunque ringraziarli per quello che hanno fatto, per l'impegno, per aver veramente sudato la maglia. Quindi noi di quelli che è il Napoli saremo lì al Maradona Stadium domenica pomeriggio, faremo prima un incontro, ci saluteremo e aspetteremo il pullman del Napoli per dare tutto il nostro sostegno, per far sentire ai ragazzi che comunque i tifosi ci sono, noi ci siamo e siamo lì con loro. Roberta, ma io ho sentito su Facebook, vabbè, sono le solite voci, che c'è una sorta di iniziativa di accordo tra i tifosi napoletani di riversarsi fuori dal San Paolo e di far sentire la loro voce di sostenimento per la squadra. Non so se hai notizie in merito.
Noi abbiamo chiamato questa nostra iniziativa, te lo dico con la voce, che è parte di un coro che noi facciamo partire sempre dalla curva. Ovviamente noi siamo solo dei tifosi, insomma, non è un tifo, non stiamo parlando del tifo organizzato, soltanto di noi, un gruppo di amici, e ovviamente sicuramente ci sarà anche il tifo organizzato, presumo, però noi, la nostra iniziativa è quella di invogliare anche gli altri a venire, insomma. Abbiamo fatto anche una sorta di gioco premiato, regaleremo la nostra maglia di quelli che è il Napoli a chi ha vinto un gioco che abbiamo portato avanti durante la settimana, e sorteggeremo un altro vincitore, chi verrà, che sarà lì al gazebo davanti allo stadio, soltanto per la presenza, quindi solo per premiare la passione. Poi ovviamente sicuramente ci sarà un tifo organizzato lì fuori, ci sarà sicuramente, io me lo immagino, perché insomma la storia ce lo dice. Sarebbe una cosa bella riempire quel piazzale di tifosi dopo un anno praticamente in cui il Napoli, che vive di tifosi, non ha mai avuto la possibilità di avere i tifosi accanto. Io mi auguro che la gente vada in massa e che si riversi davanti allo stadio, perché è giusto che sia così. Anche dopo. Sì, può darsi che saremo lì a vedere, perché il coprifuoco adesso è fino alle 11, per cui ce la facciamo magari a restare lì. Io sarò lì a documentare, farò video, dirette e foto, e vi documenterò, vi terrò al corrente di tutto, ovviamente. E speriamo, ma anche pochi faremo sentire la nostra voce, quello sicuramente. Va bene, magari ci fanno entrare allo stadio, non si può mai. Se Walter mette la parrucca, De Laurentiis dice: ma ragazzi, entrate, almeno sono i nomi. Allora, dopo questo giro lo concluderai tu, perché credo che sarà che sia il giro finale, nel senso che siamo a un'ora e 25. Allora, Napoli-Verona, parto da Mauro. Mauro, che insidie può nascondere questa partita? Chi temi, cosa temi del Verona? Come prevedi che Gattuso possa preparare questa partita? A te la parola, dici tutto quello che tu pensi e quello che sai. Vai. Allora, mi aspetto che la prepara allo stesso modo di come l'ha preparata con la Fiorentina. Squadra concentrata al massimo, convinta di essere più forte dell'avversario, attenzione a non esporsi e aspettare il momento giusto per colpire, perché come ho detto prima, anche Gattuso, immagino, avrà capito che questa squadra in avanti il gol prima o poi lo fa. Cosa temere del Verona? Del Verona, che comunque in questo girone di ritorno ha vinto appena 3 partite e non vince da lontano 3 aprile, l'unica cosa che temo è che la voglia di dimostrare all'Italia intera che lui partito la partita se la gioca, quindi magari può dare qualche cosa in più fino a un certo punto per dimostrare che è una squadra onesta, che non regala niente a nessuno e che comunque vuole rendere la vita difficile a Napoli per una questione più che altro di salvare la faccia davanti a quelle che potrebbero essere potenziali polemiche, perché sappiamo benissimo che come noi abbiamo gli occhi puntati su Milan-Atalanta e soprattutto Bologna-Juventus, anche Juventina, Atalantini, che sappiamo benissimo hanno una certa, godono di una certa protezione mediatica, avremo gli occhi puntati di gran parte dell'Italia, pronti magari a puntare il dito, avete visto il Verona si è tolto davanti, eccetera, eccetera. Quindi mi aspetto un Verona che proverà a ostacolare comunque il cammino del Napoli, però anche è anche vero che il Napoli di questo Verona non è che una spanna sopra, molte, molte spanne al di sopra del Verona. Quindi, però ripeto, il Napoli non deve avere fretta di segnare a tutti i costi e chiudere la partita subito, tanto noi ci basta anche l'1-0, qual problema sono i problemi sono degli altri, non ci riguardano. Quindi il Napoli deve essere concentrato e paziente, secondo me. Mauro, sei d'accordo con quanto scrive il nostro ascoltatore Gildo Volo, che dice: faranno la partita della vita? No, della vita no, però sicuramente non ti lasceranno, non ti stenderanno tappeti rossi per andare in porta, quindi faranno la loro onesta partita soprattutto per salvare la faccia e l'onore davanti all'Italia, ma no, della vita no. Ci sono bonus, perché posso essere un poco malizioso, domenica scorsa ho visto un Barak che ha fatto di tutto per farsi ammonire e non giocare questa gara, quindi come sottolineiamo certe cose per gli avversari, per onestà intellettuale diciamolo anche quando
quando ci tocca ci favorisce prima persona. Secondo me Barak si è impegnato per farsi ammonire e guarda caso Juric va tolto non prima ma dopo l'ammonizione per insomma a missione compiuta, diciamo così, lasciatemi passare i termini. Mauro, questo, magari questo in estate, magari in estate questi, vai pagando il castello di sangro, chissà. Allora, questo ti fa onore. Okay, scusami. Non ho capito, dicevo che Barak magari forse in estate va in vacanza a Castel di Sangro, non lo so. Sì, può darsi. Una casa. Comunque, questo ti fa onore quello che hai detto, caro Mauro, e conferma la grande stima che io ho sempre avuto verso di te, anche se non abbiamo avuto mai occasione di confrontarci in qualche modo, però ti fa onore, perché è vero, bisogna essere onesti intellettualmente, bisogna dire le cose come stanno, anche quando protendono a nostro favore. Allora, Walter, allora a te, Napoli-Verona, che cosa ti attende? Si imprisa, si in pausa. Allora, per il ritorno di Felice. Ragazzi, ma deve essere così, senza fretta. Ragazzi, il Napoli, se è in giornata, possiamo avere gli occhi di tutta Italia addosso, ma ne prendono 5. Ok? Napoli, quando è in giornata, si scansano, non si scansano, si mettono di traverso, possono fare ciò che vogliono. Devono stare calmi, tranquilli. Questo volevo dire. Tranquillità, il gol può arrivare anche al 90esimo. Tanto noi un gol lo facciamo. E ti tengo una certa età, ragazzi, io non lo so, la mia mente non arriva nemmeno a pensare. Ma io mi immagino al 90esimo quella chat, cosa diventa quella nostra chat? Che cosa diventa? Ragazzi, io c'ero in Napoli, la mia prima partita allo stadio è stato un Napoli-Verona, la cosa più incredibile del mondo, Diego che sbagliava un calcio di rigore. Sì, vero. Però io ho visto fare anche un gol incredibile dopo una traversa da terra con una velocità impressionante, e c'ero in Napoli-Verona 1-0, il gol di Mauro Milanese. C'ero. Allora, non esistono altri risultati, ragazzi, non voglio parlare più, cioè non basta. L'importante è che non si faccia perché ha messo una certa ansia. Allora basta che non si facciano prendere dalla frenesia di voler chiudere. Esatto. Si imprisa, si in pausa. Ok. Emanuele è molto tranquillo. Emanuele, tu sei sereno. No, io eviterei il defibrillatore perché già, come dire, le prove tecniche le abbiamo viste domenica scorsa alla fine del primo tempo, quindi francamente al 90esimo minuto dell'ultima giornata di campionato me la risparmierei, no grazie. No, ma scusate un attimo, dopo questa premessa devo salutare mia moglie prima della partita. No ragazzi, state tranquilli. Però posso stare tranquillo, no? Perché voi mi avete messo a me un patema d'animo, per cui io domenica abbraccerò mia moglie e le ringrazierò di questo periodo che abbiamo passato. Io la vado ad abbracciare adesso in diretta, no, se volete. Il dramma è che ci rimarrà in eredità il cuscino di Vincenzo con il nome del nuovo allenatore. No, ma se quell'allenatore, se quel nome che io ho sotto al cuscino in quella busta, Rafael Maudes Benitez, no, molto, molto più su attualmente, Maurizio Sarri, non mi dire il mio preferito perché mi fai troppo. Bravo. Non l'ho detto io. Ho avuto una soffiata, ma mesi e mesi fa, questo tipo di soffiata qui. Dopodiché mi sono ritirato in buona, mi sono ritirato, ho evitato di ricevere poi dopo una marea di improperi
Resta, loro lo sanno, gli amici lo sanno, ho detto vabbè, me lo metto scritto in una busta e me lo metto sotto al cuscino, lo desidero. Il famoso Mister X. Guarda che il Liverpool il sostituto ce l'ha già pronto. Allora, se dovesse succedere questo, ma io faccio di tutto, io vi vengo a trovare a Napoli, facciamo una trasmissione da Napoli, vi porto nel migliore caffè di Napoli, ma non per prendere solo il caffè, ho detto che dico caffè. Aspetta un attimo, allora, per quanto riguarda Jürgen Klopp, qua no, no. Io lo porto dove dico io, davanti a una bella bionda, che non è una donna ma è una birra, che so che a Klopp piace, e ci divertiamo poi. Allora tu mi vuoi far scappare pure da Facebook, va? Dopo la famosa vicenda Cavani, dopo la famosa vicenda Cavani, che andrebbe spiegata molto bene, ma mi vuoi fare linciare dal popolo di Facebook, perché la vicenda dopo la vicenda Cavani io non ho parlato più di calciomercato. Stavi pure tu allo del Vesuvio. No, ma io allora rispetto a quella persona lì che tu hai riferito, ascolta, io avevo molte più notizie. Io non ho detto niente, tu ridi. Fammi finire, vai. Molte più notizie, molte più prove. E molte più infatti quella persona mi incontrò a caso su LinkedIn e mi disse: Vincenzo, pure tu sai queste cose qui, dimmi qualcosa. E io confermai per salvare due persone, per salvare la mia testata, per salvare il mio socio poverino che era caduto pure lui, eccetera. Però c'erano delle prove inconfutabili, C'era qualcuno che ha visto il precontratto, ora non so se se l'è inventato di sana pianta, ma che vide il precontratto e riferì particolare per particolare. Quindi, allora Vincenzo, ti dico giusto al di là dell'ironia, se Mertens avesse accettato, quindi non se si fosse rifiutato, se avesse accettato di andare via quell'estate, e se fosse arrivata l'offerta giusta, che poi non è arrivata, io non so come sarebbe finita e chi sarebbe arrivato al posto di Mertens, perché doveva uscirne uno ed entrarne un altro. Detto ciò, al volo, proprio 10 secondi, perdonami, la vera follia, 10 volte più di quella di Cavani, è stata l'anno scorso, quando qualcuno ha detto e inventato di tutto, c'era la sagra della bufala su Koulibaly, a chi la sparava più grossa. C'era quello che gli aveva già dato l'aereo il 5 settembre, l'altro era il 30 agosto, l'altro era il 20 ottobre. E veramente lì abbiamo assistito a una prova Emanuele, in cui bisognava distribuire un po' di camicie di forza a destra e a manca per alcuni nostri colleghi. Per la verità. Però la vicenda Cavani l'abbiamo vissuta insieme, Emanuele, se ben ti ricordi. Assolutamente sì. L'abbiamo vissuta insieme, ci sentiamo. Ah, quindi pure tu, Emanuele, stai allo del Vesuvio. Sono stato io che a dire a Emanuele, prenotami una camera pure a me, capito? Vero, ha ragione Vincenzo, l'abbiamo seguita insieme, e lì, al netto di qualche informazione che non si è rivelata giusta, però ripeto, non era al di là del discorso dello del Vesuvio, ripeto, che poi è diventato una barzelletta, sì. Però ripeto, lì, se fosse uscito il signor Mertens, non so come sarebbe finita, e non voglio dire di più. No, ma infatti io confermo che poi fino all'ultimo Mertens doveva andare via, e nel momento in cui Mertens non è più andato via, negli ultimi giorni, quella pista è stata abbandonata, non se ne è fatto più nulla. Però se Mertens fosse uscito, ha ragione Emanuele, Vincenzo Vitelli e il mio ex socio non sarebbero stati mitragliati su Facebook, non sarebbero stati giustiziati. Peggio del commissario Cattani. Allora, Roberta, lascio a te la chiusura al momento, lascio a te
se vuoi dire, aggiungere qualcosa lo puoi fare tranquillamente, poi e poi la chiusura. Però dammi la facoltà però di ringraziare i miei ospiti, in primis Mauro, davvero grazie, e finalmente nella vita prima o dopo ci si conosce, nel senso eravamo amici virtuali e ho avuto l'onore di conoscerlo anche virtualmente, ma di viso. Grazie Mauro per aver partecipato a questo. Allora, grazie a te, onore mio di averti incontrato dal vivo. Grazie. E poi saluto i nostri compagni di viaggio, Walter e Emanuele, e la mia collaboratrice Roberta Di Rienza, ti mando un tecnico a casa, Roberta. Ti manderò un tecnico. Sì, è un problema di linea, ma io ho tolto il wifi, perciò adesso mi sentite bene. Allora, a te la conclusione. Allora, io vi saluto tutti, preparatevi bene da questo momento per Napoli-Verona, il crocevia di questo campionato, la partita per eccellenza. Questo campionato si deciderà, speriamo non al 90esimo, ma un po' prima, e ringrazio tutti gli ospiti, Mauro, Walter, Emanuele, Antonello che è andato già via. Un abbraccio a Vincenzo Vitiello, padrone di casa, gentilissimo sempre, e ci ritroviamo a terzo tempo settimana prossima, sempre alla stessa ora, sempre sul web e sempre Forza Napoli. Un attimo solo che parte la sigla. Bellissima. Tieni 2 minuti perché stava partendo la sigla iniziale invece della finale. Allora, speriamo che gli arbitri dormano bene domani notte, perché non sappiamo dove vanno a dormire. Io spero che non dormano sul campo. Se posso aggiungo un ricorso storico della conquista della Champions all'ultima giornata, come è avvenuto nel 2016. Col Frosinone. Sì, col Frosinone. Sì. Quindi anche lì ultima giornata, stadio all'epoca San Paolo, oggi dico Armando Maradona, anche all'epoca e quello lì fece 36. 30 secondi. E anche in quell'occasione l'avversario aveva i colori sociali giallo-blu. Questo non me lo ricordavo. Una chicca così, giusto per mettere a Vincenzo di guadagnare questo evitare tempo, il defibrillatore, ma diciamo che io mi auguro che magari Osimhen fa la prima tripletta in maglia azzurra, si porta a casa il primo pallone. Io mi fermo al risultato che ha detto Walter, che se dovesse essere 5 come ha detto Walter prima, ti sei ospite a casa mia. Cucini bene, Robè? Cucino benissimo, si vede. Allora a posto. Cucino pesce. Piace il pesce? Vabbè, guarda, allora. Io mangio di tutto, cioè io al netto dei miei 68 kg faccio schifo proprio. Ok, allora sarà un piacere. Se sono 5, tutti i testimoni, ospitale, a casa mia, ma tutti quanti, potete venire a casa mia, cucino pesce. Mia moglie è pronta. Intanto preparatevi alla diretta di fine partita domenica. Bravo. Non lo so, ma perché Vincenzo ci ha lasciato qui. Ragazzi, io per adesso, dopo 1:40, vi devo lasciare perché c'ho moglie e figlia di là che mi richiedono. Ciao ragazzi, ciao. Sempre. Buona serata. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Può essere banale. Per noi